Milano è un concorso ovviamente piccolo, ma fatto come si deve, nel senso che chi ha organizzato il concorso non ha saputo fino all'altro giorno chi fossero i selezionati. I giurati si sono letti tutti i racconti, una settantina di racconti, e hanno fatto una, come si fa in questi casi, una selezione sulla base dei loro gradimenti. Giusto due parole sui criteri che possono muovere la giuria. Noi abbiamo avuto anche idee diverse, ci siamo confrontati su piani abbastanza diversi, questo periodo sia stimolante per una giuria. Direi un paio di cose sui criteri che almeno mi riguardano. Allora, la prima cosa riguarda strettamente l'intreccio, la trama. Come abbiamo sentito, effettivamente la traccia era molto, il tema era molto, molto difficile e molto stimolante, era quasi antinarrativo, non una guida, quindi non una narrazione, però invece bisognava fare un racconto. E quindi uno dei criteri era vedere come questo tema rientrasse in un intreccio. Allora, il vincitore è Gianluigi Bodi con Perché piango di notte. Come sentirete, ci ha colpito perché ha un passo, ha un ritmo davvero già letterario, cioè già che possiamo incontrare nei libri stampati che vediamo, e in più conserva anche una trama forte, un personaggio con una sua identità e anche un'autenticità, cioè un'urgenza nella scrittura. Allora, leggiamo il primo classificato, Perché piango di notte. Lavoro di notte perché di giorno non piango. Dormo con le serrande alzate, d'estate con le finestre aperte. Non è vero dormire. Entra la luce del sole, entrano i suoni e i rumori di una città che cammina mentre io me ne sto disteso sul letto. Non è vero riposare. Ho gli occhi stanchi, rigati di rosso, le occhiaie scure e profonde. La gente mi chiede se sto male, se ho problemi di salute che non si possono raccontare, e se si possono raccontare che glieli racconti a loro, perché ascoltarli li fa sentire meglio, li fa sentire salvi. Se non possono fare nulla per risolverli, amen, è stato bello far parte del gioco. Mio padre dice che non potrei fare un lavoro diverso da quello che faccio. Dice che la notte non dormivo nemmeno da piccolo, che frignavo in continuazione, piangevo disperato tra le sue braccia. Dice che non ha mai capito cosa non andasse, cosa mi tormentasse. Me lo chiedeva, ma io continuavo a piangere e singhiozzare con goccioloni di muco che mi arrivavano al mento. Poi la stanchezza aveva la meglio e io crollavo. Lui non capiva e io non gliel'ho mai spiegato. Faccio il portiere di notte in un apart hotel. La maggior parte dei clienti sono persone anziane che non hanno più una famiglia che le accudisca e non hanno più la forza necessaria a mandare avanti la loro casa. Sono scarichi, esauriti come batterie da gettare tra i rifiuti speciali. In un upper hotel il portiere di notte non deve fare nulla. Chiudere le porte ad un'ora data, osservare i vecchi che scendono a sgranchirsi le gambe e che dopo una certa ora sembrano tutti uguali dentro le loro vestaglie da camera. Assicurarsi che nessuno dia fuoco al palazzo, rimanere in silenzio e di tanto in tanto sbirciare i monitor di sicurezza. In 10 anni di lavoro non è mai successo nulla. Se non ci fossi sarebbe lo stesso. È così che volevo che fosse. Volevo che la notte fosse l'assenza di cose.